Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format che vi permette di affilare il vostro inglese. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare il nostro sito internet www.borderlineitalia.com. Nell'episodio precedente avevo parlato di numeri, ma non avevo detto una cosa che ha sempre a che fare con i numeri. C'è un numero che è più speciale degli altri. One. Andiamo a scoprire qual è la particolarità del numero one. One significa uno, se utilizzato come aggettivo. One, two, three, four, eccetera, eccetera, eccetera. Però può essere utilizzato come pronome, perché in inglese non bisogna utilizzare one come pronome. Il motivo nasce dal fatto che, a differenza dell'italiano, in inglese gli aggettivi devono sempre avere un nome. Faccio un esempio. Dobbiamo comprare due cellulari, quello nero e quello bianco. Come diremo in inglese? Beh, potremmo dire the black, the white. No, non lo puoi dire, perché black e white, che sono due aggettivi, devono essere seguiti da un pronome o da un sostantivo. Quindi, ritorniamo all'esempio. I want the black phone, I want the white phone. Come potete vedere, si ripete la parola phone, che può andare bene, però in italiano io non l'ho ripetuta. Quindi, come possiamo sostituire la parola phone? Beh, con la parola one, perché è un pronome. Quindi, I want the black one, I want the white one. Supponete che siete in un negozio e dovete comprare un cellulare. La commessa che lavora là vi chiede quale volete. E voi dite, the white one please, quello bianco. La stessa cosa si può applicare in tutti i contesti possibili e immaginabili. Supponete che voi siete in un pub con un vostro amico e nel tavolo accanto al vostro ci sono due belle ragazze, una bionda e una mora. E il vostro amico esordisce. Hey mate, I like that girl. E voi rispondete, which one? E lui vi risponde, per esempio, the blonde one. Molto bene, in questo video avete scoperto che esiste un numero più speciale degli altri in inglese e che è il numero one, che può essere utilizzato anche come pronome. Prima di concludere, vi ricordo di iscrivervi al canale, visitare il sito internet www.borderlineitalia.com e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!